solo Gesù può intervenire. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e benvenuti al primo commento al Vangelo del giorno della nuova stagione 2024-2025. Vedete, siamo in una nuova location e il nostro cuore è desideroso di accogliere il Vangelo che cambia e trasforma le nostre vite. Leggiamo oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 10. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione lo aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo. Ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anche io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Amen. Carissimi amici, iniziamo oggi il capitolo 7 del Vangelo secondo Luca. È una pagina stravolgente. È una buona notizia che viene a noi come, potremmo dire, un telegiornale di cose soltanto positive. Noi non siamo abituati ad ascoltare notizie belle, positive. Di solito sempre ci sono notizie angoscianti, certamente vere, ma che ci deprimono ancora di più di quanto già lo siamo. Il Vangelo di Gesù Cristo alla capacità di stravolgere la nostra vita, alla capacità di rendere attuale ciò che abbiamo udito, ascoltato. Oggi ci troviamo di fronte ad un uomo, a Cafarnao, un uomo di grande potere, un romano, un centurione, comandante di una centuria, almeno 100 soldati, con grande potere e vedremo tra poco autorità. Un uomo che aveva timore di Dio, non era giudeo, non era discepolo di Gesù, aveva fatto del bene a Cafarnao, al paese, al popolo, costruendo la sinagoga. Quest'uomo aveva un grande problema. Il proprio servo era a casa, a letto e stava per morire. Sentendo parlare di Gesù, il suo cuore esulta, il suo cuore si accende di speranza. Ecco l'importanza della buona novella, cari amici. Più noi sentiamo buone notizie, più il nostro cuore entra in una fase di richiesta verso Dio. E questo centurione che già sicuramente aveva sentito parlare di Gesù di Nazaret, uomo di Dio, uomo che aveva il potere e la capacità di guarire, di liberare, subito ha mandato delle persone a chiamarlo: «Vieni, perché in casa mia c'è il mio servo che sta per morire. Anzi, non disturbarti, non venire, ma di solo una parola e il mio servo sarà salvato, sarà guarito».
Questo episodio è talmente importante che noi come Chiesa abbiamo preso le sue stesse parole e le abbiamo inserite nel nostro contesto celebrativo liturgico. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di solo una parola e io sarò salvato. Perché è importante ciò che dice il centurione? Perché Gesù dice: nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande? Che strano! Gesù attribuisce uno degli episodi più importanti, forti di fede ad un pagano. L'evangelista Luca lo riporta. Luca era un pagano, dalle zone di Antiochia, di Siria. Era un medico, ha incontrato Gesù attraverso l'annuncio della prima chiesa. Luca ha fatto questa esperienza e Luca vede in questo centurione qualcosa di molto simile a se stesso, un desiderio, un entusiasmo di incontrare Yeshua. Talmente era forte questo desiderio che fa una similitudine. Gesù parla di una parola per il mio servo e lui guarirà. Qual è la similitudine? Io, dice al versetto 8, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va. È qualcosa di strano. Sta paragonando la propria fede e fiducia di quel momento ad una professione svolta con autorità. Infatti pensate che in greco, quando il centurione stesso parla, Luca scrive così: «Kai garego anthropos eimi upo exousian tassomenos», cioè io sono stato ordinato, collocato con un'autorità nei confronti dei miei soldati. Exousian. Vi ricordate questo termine che spesso lo cito perché gli evangelisti lo citano? In italiano non compare in questa traduzione, autorità. Però è bello perché il centurione sa che cos'è l'autorità, sa cosa significa avere autorità sopra 100 soldati che svolgono la professione di governare, controllare, intervenire, plagiare. Il centurione sa cosa significa comandare ed essere ascoltato dai propri servi, dalla propria centuria. Dice a Gesù: tu hai lo stesso potere, anzi molto di più. Ecco perché io credo che tu vieni da Dio, dall'alto. Di una parola e il mio servo a casa mia sarà guarito. Ho fiducia in te, Gesù. Quale migliore esempio oggi possiamo avere, fratelli e sorelle, se non da questo centurione, un pagano, un uomo di grande autorità, un uomo che veniva ascoltato e tutti gli obbedivano. Lui ha deciso di sottomettersi al piano di Dio e di gridare: Yeshua, Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, salva il mio servo, apri la tua bocca, perché nella tua bocca c'è autorità. Chiediamo allo Spirito Santo oggi questa fede, una fede esemplare, una fede nella sua parola. Spesso per noi la Bibbia che cos'è? Un libro sacro, il libro sacro del cristianesimo. Lo mettiamo sul comodino e non lo leggiamo quasi mai. Leggiamo tante altre cose, tante altre notizie. Non abbiamo abbastanza fiducia come il centurione che questa parola può intervenire nelle nostre vite. Per questo io vi invito ad aprire le vostre mani dicendo: vieni Spirito Santo, vieni o Spirito nel mio cuore, vieni o Spirito nella mia vita. Ho bisogno di te Spirito Santo. Ho bisogno di fare l'esperienza di questo centurione che ha avuto fiducia che in Gesù c'è autorità,
che nelle parole di Gesù c'è autorità. Spirito Santo, cambia la mia fede. La mia fede è spesso tiepida, una fede che vacilla di fronte al problema, alla salute e alla morte stessa. Spirito Santo, metti dentro di me un nuovo fuoco, un ardore per la parola di Gesù, affinché io possa credere che solo Lui può intervenire in tutte le situazioni difficili della mia vita. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: solo Gesù può intervenire. Amen. Crediamolo, professiamolo, proclamiamolo, testimoniamolo alle persone che oggi incontreremo, dicendo: Gesù mi ascolta, Gesù ascolta la tua preghiera, ma abbi fiducia. Non una fede vana, una fede superficiale, bensì molto profonda, come abbiamo ascoltato in Luca 5. Cari amici, vi invito questo venerdì 20 settembre alle ore 21 alla prima serata della seconda parte della storia della salvezza, dove noi affronteremo un bellissimo episodio dall'esilio del popolo di Israele all'attesa del Messia. Un tempo speciale. Il tempo di esilio è sempre speciale. Il tempo di crisi è il tempo più importante nella storia di Israele. Vedremo quanto Dio ci parlerà attraverso questa serata biblica online. Le iscrizioni le potete fare sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Non vivere secondo ciò che vedi. Vivi secondo ciò che Dio ti ha promesso, secondo ciò che tu leggi nella Sua parola e che ogni giorno ti dice. Abramo sperò contro ogni speranza. Quante situazioni nella tua vita intervengono, persone, crisi, fatti che ti allontanano da questa speranza, ma Dio ti dice: abbi fiducia in me. E Dio, che è fedele, ha dato un figlio a Sara. Viene chiamato Isacco, un nome che è una gioia, il sorriso di Dio. La fede quindi non è credere a ciò che io sento, ma alla parola di Dio, alla sua promessa.